Allora, secondo me i temi sono diversi, quello del pronto soccorso rispetto a quello dei farmaci. Allora, i farmaci sono un tema molto caldo nel nostro paese, cioè fondamentalmente oggi la spesa farmaceutica cresce molto proprio per la spesa dei farmaci perché ci sono molti farmaci innovativi, molti farmaci nuovi, i tumori o in generale le malattie croniche costano molti soldi, per cui spesso noi ci troviamo, devo dire, consentitemi, non è una questione di colore politico, ci trovavamo prima e ci troviamo oggi. Io dirigo, sono nel sistema pubblico da 30 anni, abbiamo avuto il problema con i farmaci dell'epatite C, abbiamo avuto i problemi con i farmaci dell'HIV, abbiamo i problemi dei farmaci oncologici, sono farmaci che costano molto e quindi inevitabilmente incidono molto sui budget delle ASL e sui budget dell'ospedale. Quindi si è sempre in qualche modo a cercare di trovare finanziamenti. Quindi io quello che dico non è una questione di colore. A me dispiace vedere questa divisione, perché vedete poi questa divisione che vedete nello studio si ripercuote poi nei nostri ospedali. Cioè sulla sanità non si deve fare speculazione politica, consentitemelo. Sulla sanità non bisogna dividersi, perché bisogna prima di tutto pensare alla gente. Però magari ci Guardate che sono i problemi. visioni diverse Cioè, su come risolvere il problema. no, Questo è allora legittimo vi che vi faccio siano dire una cosa. visioni Io diverse. lavoro. Io lavoro nel sistema sanitario, le ripeto, da 30 anni e Sì. guardi che questi discorsi c'erano quando c'erano anche altri che governavano il paese. Perché qua è un problema, non è tanto un problema di risorse, ma bisogna avere il coraggio una volta per tutte di mettere il concetto dell'appropriatezza della spesa. Se noi non iniziamo a dire che i soldi non è questione di quanti ne metti, ma è di come li spendi. Bravissimo. E in questo bisogna dire che se un direttore generale di un ospedale, di una ASL, fallisce nel budget, deve andare a Deve casa. andare a In casa, questo bravo. paese Ce invece l'ha non detto funziona Lorenzin, è così. stata Cioè, disapplicata. diciamo qui La la Lorenzin ha firmata, fatto una. l'autrice di quella Però legge, che è la legge che porta il che è suo stata, nome, no, è quindi. stata disapplicata dalle Cioè, non regioni. l'applica.